Ciao amici, ciao amiche, ricordando che noi siamo superisti, ossia persone che superano le difficoltà, qui anche per la gioia dei maschietti, abbiamo delle atlete che fanno il salto agli ostacoli, che si impegnano con vigore, lottano, corrono, cercano di superare tutti gli ostacoli e la più grande lotta che fanno è con se stesse. Lottano con se stesse per essere migliori. È proprio questo che noi dovremmo fare, lottare con noi stessi per essere migliori. Io ogni tanto faccio un video di quelli che servono un po' a scuotere le coscienze, come quello che ho fatto prima. A me sinceramente non piace fare dei video un po' duri, ecco, a me non piace proprio perché io sono una persona soave, dolce, serena, calma. E io quando faccio questi video, in fondo li faccio con grande dispiacere, ma bisogna scuotere un pochino le coscienze. Poi le prime persone che reclamano quando faccio questi video sono mia moglie, mia sorella, mia figlia quando li vede, spesso non li vede, lei forse è chi meno vede i video che faccio io, ma reclama perché dice: ma tu parli così bene, dici delle cose così belle, ma perché devi gridare, perché devi comportarti in questa maniera a mia sorella piaceva molto quando gli spiegavo le cose. Dopo un po' vedevi che si sentiva tranquilla, serena, protetta e si addormentava. Beh, io non posso sempre dire cose carezzevoli e rilassanti. Io devo anche fare in modo che le persone, per il loro bene, reagiscono in qualche misura e riescano a superare le difficoltà, le avversità. Noi siamo superisti. La mia non è soltanto una religione, è molto più di una religione. Il mio è un movimento superista. Io sono un leader sociale. Io sono il leader della più grande rivoluzione, per non dire rivoluzione, una rivoluzione o evoluzione per la prima volta del genere umano. Perché il genere umano non ha mai avuto occasione vera, un'opportunità vera per avere un'evoluzione. Siamo sempre stati massacrati di bugie, di mezze verità, di cose che ci hanno confusi a tutti. Per questo io mi ero proposto di fare una serie di video, perché purtroppo il nome della persona è come se fosse il nome del libro, no? Quando tu dici Mauro Biglino, includi tutto ciò che lui dice nelle sue conferenze, nei suoi libri, in tutto quanto. E quindi dire Mauro Biglino è come la copertina di un libro. Però Mauro Biglino è una persona, un essere umano, non è soltanto un insieme di informazioni. E quindi molti dicono: cosa ne pensi di Pier Giorgio Caria, cosa ne pensi di Eugenio Siracusa, cosa ne pensi di Mauro Biglino, cosa ne pensi di Ettore Majorana, cosa ne pensi di Pellizza, cosa ne pensi di qua, cosa ne pensi di là. Io sì, posso dirvi, però no, non dobbiamo parlare di persone. Ho parlato delle persone per andare un po' sullo spiccio, per essere un po' spicciativo, ma in realtà questa è una lotta contro le idee sbagliate.
ma una lotta contro le idee palesemente sbagliate. Io potrei parlare dell'idea senza fare riferimento alla persona. Per esempio, io ho detto, credere che una donna possa rimanere vergine prima del concepimento, durante, che possa rimanere vergine durante il parto e possa rimanere vergine dopo il parto. Insomma, chi ha partorito lo sa. È un'assurdità totale. Ma la Chiesa pretende che tu ci creda. E guardate che non è una pretesa ingenua. Non è una prova di fede. È un test. È un test. Chi chiede che venga fatto questo test è chi è ai vertici del potere. In pratica loro vogliono sapere se noi siamo dementi oppure no. Loro poi fanno il conto matematico, dicono ci sono 2,5 miliardi di persone che credono che Maria sia rimasta vergine dopo il parto, vuol dire che c'è 2,5 miliardi di idioti, di esseri subumani, di non umani. Cioè, praticamente, per quanto riguarda il fatto che gli antichissimi abbiano creato, dando un colpo di acceleratore su 3 pianeti, in pratica loro sostengono che noi non siamo mai diventati umani, quindi loro hanno pieno diritto, come esseri umani, di gestire il pianeta. Praticamente loro dicono, noi siamo veramente umani, siamo venuti qui, abbiamo incontrato questi non umani e quindi siamo noi che abbiamo diritto a possedere questo pianeta e gestire gli umani come se fossero animali. Ma guardate che questo è scritto nella Bibbia, eh. È scritto nella Bibbia nel senso che Yahweh dice che noi siamo solo carne, tradotto. Siamo solo animali, lo dice lui nella Bibbia. Leggetela la Bibbia. Poi ciò che Yahweh dice delle donne, ancora peggio, nella Bibbia si sono stabiliti anche prezzi di vendita delle vacche, delle pecore, delle donne, delle galline, insomma, ecco. Se noi accettiamo una religione del genere, siamo umani o siamo subumani? Molti mi dicono, ma io non lo sapevo. E tu non lo sapevi, però vai in chiesa. Fai i battesimi, fai le comunioni, fai fare ai tuoi e a tutti i tuoi parenti, partecipi a questi riti magici dove si afferma la tua fede, la tua credenza in questi principi che fanno di te parte. Di 2,5 miliardi di persone che secondo l'analisi, secondo il test che loro ci fanno, dimostrano che noi non siamo umani, non siamo senzienti, non abbiamo caratteristiche intellettuali. Adesso dico a te, donna, che hai partorito. A te, donna, che quando hai partorito gridavi dal dolore, ma durante il parto e dopo il parto,
sei rimasta vergine. Perché questi credono? Perché questi vogliono? Dirci una cosa assurda di questo tipo e noi dobbiamo dire sì, ci credo. Mettiamoci una manina sulla coscienza. Questo spiega perché ci trattano come animali, come bestie. Ma guardate, questo è il test che loro fanno al mondo cosiddetto civilizzato. Poi nelle altre religioni del mondo ci sono cose altrettanto assurde e ancora più assurde nelle quali credere. Quindi tutto il mondo, tutto, in base a queste religioni viene valutato come incapace di intendere e di volere, come avente un'intelligenza subumana. Grazie a questo, chi ci comanda, chi sta ai vertici, ci considera animali. Da sempre, eh? Dai tempi della Bibbia, precedenti alla Bibbia, anche oggi, perché noi gli stiamo dando continue conferme che la nostra intelligenza è subumana. Era questo che volevo spiegarvi. L'unica forma per togliere l'interruttore, per spengere l'interruttore di questo comando crudele e spietato, è superare questi test. Come si fa a non superare un test del genere? Tu, donna che hai partorito, come fai a credere che Maria continuava vergine dopo il parto, ma non ti ricordi quanto gridavi, quanto piangevi, quanto dolore? Non ti ricordi quanto era grande il bambino che è uscito? Come potevi continuare vergine? Come poteva Maria continuare vergine? Ma guardate che non puoi essere un cattolico se tu non credi in questo. E quando ti dicono ma tu sei cattolico, gli dici di sì, anche se tu non lo sai, sta dicendo sì, io credo in questo, io credo che Adamo ed Eva hanno rubato una mela e poi quando Dio si è fatto uomo e Gesù è stato ucciso dall'umanità, Dio ci ha perdonati. Ma come si fa a credere a questo? Come si fa? Come si fa a credere a questo? Cioè ci fanno credere le cose più assurde, cioè Dio si incavola perché gli rubi una mela, scatena l'ira di Dio, poi tu gli ammazzi il figlio, ah grazie, che bello, adesso sì, siamo tornati in pace. Io dico, ma per favore, ma avete buttato completamente il cervello? Non siete più in grado di capire che nel momento che voi accettate queste assurdità e le accettate andando in chiesa, praticando questi riti, battesimi, comunione, sì, ci si sposa in chiesa. È inutile che mi dite, ah, ma non sapevo che c'era scritto sulla Bibbia, ah, ma io vado in chiesa, ma giusto perché ho un matrimonio, non sono cattolico. State dando il consenso agli alieni, perché gli state dicendo, sì, è vero, noi siamo completamente scemi, ci potete governare, potete fare di noi quello che volete, noi siamo bestie. Non siamo in grado di capire che una donna dopo che partorisce non può essere più vergine. Non siamo in grado di capire che se a qualcuno gli ammazzi il figlio, questo veramente, ma quale perdono? Ma questo ammazza pure a te? Ma insomma, io non so più come fare per aiutarvi a ragionare. Questa si chiama schizofrenia. Non essere in grado di distinguere
un'assurdità del genere e considerarla reale non è un atto di fede, è un atto di demenza. E io parlo di tutte le religioni, non soltanto di questa cattolica. Io adesso ve l'ho detto con calma, con tranquillità, con amore, ma grazie a questo loro hanno il diritto di farci tutto quello che vogliono, analogamente a come noi facciamo col bestiame. Capito? Il rapporto è lo stesso. Noi a volte abbiamo qualche scrupolo di coscienza in più, perché a volte ci viene in mente: no, ma non si può uccidere un agnellino, dai. No, ma non si può mangiare la carne, dai. Noi a volte abbiamo qualche scrupolo di coscienza in più. Loro però ci considerano proprio bestiame e stanno dimostrando che siamo un bestiame incapace di intendere e di volere. Stanno dimostrando che noi non siamo umani e che quindi il mondo è loro per diritto, perché noi siamo soltanto bestiame. Sì, abbiamo una sembianza umana, è vero, ma non abbiamo la dote principale di un essere umano, che è l'intelligenza, la capacità di capire la realtà, la capacità di riconoscere un'assurdità. E questo noi lo dimostriamo perché tutti, direttamente o indirettamente, siamo fortemente vincolati dalle religioni e crediamo a delle assurdità. Dici: no, ma io non ci fui in chiesa. Sì, vabbè, ma non sei mai uscito da quella religione. Per questo io vi ho dato una religione, perché la mia è la via di uscita da tutte le religioni. È il modo di dire: io non sono demente. Ecco, io adesso ve l'ho detto in un modo sereno e tranquillo. Vorrei continuare a spiegarvi quali sono tutte le assurdità e tutte le menzogne che si dicono, magari non facendo nome e cognome, ma se io vi dico: non è vero che la terra è piatta per questo, questo e quello, perché poi vi argomento, non è che vi dico solo non è vero, vi do gli argomenti. Non pensate che io me la prendo con Dino Di Nelli. A me mi sta simpatico Dino Di Nelli. Se io vi dico che non è vero che gli alieni vengono da Betelgeuse, non pensate che io me la prendo con Mauro Biglino. Io lo stimo Mauro Biglino, ma tutti possono commettere degli errori. Io vi devo dire quali sono questi errori, perché quando noi finiremo di credere le sciocchezze, di accettare gli errori, no? Ammesso pure che sia in buona fede, no? Ma il fatto che Maria sia rimasta vergine dopo il parto, ma pure se in buona fede, ma non è un assurdo? È il test di intelligenza che loro ci fanno. Gli alieni ci fanno dei test di intelligenza. Quando io vi dico: non esistono creature incorporee, e vi dico pure come hanno fatto a farci avere l'illusione dell'esistenza delle creature incorporee, perché vi ho spiegato i nanorobot, sono tecnologia antica per gli alieni. E continuiamo a cadere nello stesso errore che esistono gli esseri incorporei. Ma allora tutto quello che vi ho spiegato io, ma a che serve? E vedete queste donne che corrono superando gli ostacoli? Sono superiste. Anche noi dobbiamo essere superisti. Superare gli ostacoli. Superare, perché non è vero che noi non siamo umani. Non è vero che ci manca l'intelligenza per essere umani. Ma vi rendete conto che però abbiamo fallito tutti i test che gli extraterrestri ci hanno fatto? Tutti i test che gli extraterrestri ci hanno fatto,
per dimostrare che noi non siamo umani, li abbiamo falliti tutti. Per questo vi dico, io sono il più grande rivoluzionario che sia mai esistito, perché vi sto mostrando come liberarci dalla più grande dittatura che sia mai esistita. Non me ne faccio un vanto, perché l'ultima cosa che vorrei è essere un rivoluzionario. Ma lo vedete che sono un vecchietto. Credete veramente che la mia massima aspirazione sia fare il rivoluzionario? La mia massima aspirazione è farla finita con questa guerra batteriologica in corso. Vi ho spiegato che è una guerra batteriologica. Se volete approfondiamo tutti questi argomenti, ma se vi sfugge l'essenza, ve la ricordo io. Dobbiamo mostrare a questi extraterrestri che non è vero che ci manca la caratteristica essenziale. Loro la pensano così, anche lo scimpanzé. Se tu, avete mai visto uno scimpanzé adulto? Adulto, no, quelli piccolini, adulto. Sembra quasi un uomo. È raro che ve li fanno vedere i scimpanzé adulti. Sembra quasi un uomo. Però tu dici no, non è umano. Non è umano. Perché? Perché non parla, non capisce. Ok. Gli extraterrestri con noi fanno lo stesso ragionamento. No, non sono umani. Dici perché? Parlano, ma non capiscono. Abbiamo fallito tutti i test che ci hanno fatto fino ad oggi. È una posizione maliziosa, cattiva, che assomiglia molto a ciò che l'uomo bianco faceva con i negri quando li prendeva per schiavi e dicevano no, non sono umani, non sono umani. E in un certo senso facevano un po' lo stesso ragionamento che fanno gli alieni con noi. Non sono umani perché credono a cose assurde, non sono umani perché si vede che non sono intelligenti, non sono umani perché non conoscono la matematica, non sanno scrivere, non sono umani. Mi faceva comodo dire che non sono umani. Poi in qualche modo i negri, come queste bellissime ragazze che stanno correndo e saltando gli ostacoli, hanno lottato e hanno dimostrato che sono umani e oggi sono medici, scienziati, e fanno parte di tutte le categorie sociali, ancora magari guardati con un po' di preconcetto, ma hanno vinto, hanno superato. Noi dobbiamo fare qualcosa di molto simile in relazione agli alieni, molto simile. Dimostrare che noi siamo umani, perché finché non lo dimostreremo, finché non supereremo questi test che ci fanno in continuazione, e poi ogni volta che noi falliamo il test ci fanno quello che ci fanno attualmente, ci fanno proprio la guerra batteriologica, come si uccidono le formiche. Quindi io non so proprio più come spiegarvelo. Per favore. Cercate di capire. Parlatene tra di voi. Altrimenti qui facciamo tutti una brutta fine. Vi amo da sempre.